abbiamo qui il centrocampista, il portiere Boichi, classe 92 se non sbaglio, sì, sì. Classe 92, l'anno scorso eri nella squadra primavera, quest'anno ti cimenti stabilmente nel gruppo della prima squadra. Fino a questo momento non hai quasi avuto possibilità di giocare, perché sei entrato in una fase iniziale del campionato, sì, sì, sei entrato, hai giocato una ventina di minuti se non sbaglio, invece un'altra volta sei entrato a partita praticamente finita, insomma, nei minuti di recupero. Quindi si tratta di trovare una collocazione in campo. Intanto, il tuo ruolo specifico, come ti definisci al centrocampo? Posso giocare tutti i ruoli del centrocampo, però quello che dove posso esprimermi meglio, posso fare il trequartista o il mediano basso. Trequartista o mediano basso, infatti ieri ti ha fatto giocare sulla tre quarti dietro nel primo tempo, no? Sulla sì, tre sì, quarti sì. Dietro alle due punte a Fontana Fredda, no? Un mediano basso, quindi per te, diciamo, come modulo, quello con rombo trovato ieri sarebbe quello che ti dà un'occasione in più di entrare, comunque di giocare, di entrare durante la partita, di dare una mano al centrocampo. Io direi che per te la sfida è di conquistare quanto più spazio possibile con il passare delle domeniche, delle settimane, no? Sì, sì. Credo che sia proprio questo quello che tu vuoi fare. Sì, cerco sempre di allenarmi bene durante la settimana per mettere in difficoltà l'allenatore, e poi i miei compagni mi aiutano a crescere e vado avanti finché non avrò la mia possibilità e cercherò di sfruttarla. La differenza col campionato giovanile credo che sia molto grande. Cosa ti sembra di questa C1, più che altro vista, diciamo, da spettatore fino a questo momento, comunque dalla panchina, ecco. È un gran salto, una bellissima esperienza, però i miei compagni ogni allenamento mi fanno crescere e quindi posso comunque dare la mia, cioè aiutare il gruppo, mm-hmm, se dovessi essere schierato. Comunque è una bellissima esperienza. Ok. Tu mi dicevi ancora quest'estate sei di Marghera, mi pare, di sì, di Marghera, ok. Stranato nel gruppo ex primavera, sì. Non è che siete rimasti troppo in tanti, perché c'è stata la schermatura, dopo ritiro, è già bene che tu sia qui a giocarti questo posto in prima squadra. Di tutti questi giovani nuovi, i tuoi coetanei o quasi, cosa ti sembra? Un ambiente che, insomma, per un giovane penso sia sì, misura, no? È l'ideale, sono dei bravissimi ragazzi, e ce la giochiamo tutti per trovare un posto in squadra e mettere in difficoltà l'allenatore. Qui c'è la sensazione, appunto, di una parità sostanziale tra tutti voi ragazzi che cercate di entrare in partita, nelle partite. La tua condizione fisica attuale, perché la squadra mi sembra che abbia gamba abbastanza. Sì, abbastanza. No, sono a posto, sono in forma. Tu che la vivi da dentro, insomma, il mister diceva che in queste ultime partite, dopo questi bei risultati, la squadra, insomma, il gruppo è ancora umile, lavora sodo, eccetera. Tu che la vivi da dentro, ce lo puoi confermare? Sì, sì. Vedi degli atteggiamenti diversi o comunque c'è ancora la volontà di, insomma, andare avanti a testa bassa senza guardare la classifica? Ce lo posso confermare, anzi è migliorata sotto questo aspetto, ci arriviamo ancora al meglio, tutti, dal primo all'ultimo. Forse anche per questo che riusciamo a ottenere questi risultati. Praticamente l'ultima domanda, diciamo che appunto questo campionato, almeno fino adesso hai giocato appunto qualche scampo di partita, proseguo, mi auguro appunto che riuscirai a ritagliarti qualcosa di più. Diciamo che comunque, anche se non giochi, è comunque un campionato positivo, oppure diciamo che col senno di poi avresti preferito una categoria in meno e giocare, come lo vedi? Lo vedi, no, comunque sono orgoglioso di far parte di questa squadra e io, come ti ripeto, mi alleno sempre al massimo e aspetto la mia occasione, quando arriverà cercherò di sfruttarla al meglio. Comunque veramente sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Ok, se non ci sono altri passiamo a mio il portiere.
Tu non hai ancora debuttato, stai facendo tra l'altro il dodicesimo di un tuo coetaneo, perché siete entrambi della classe 90, e un tuo coetaneo che sta facendo un bellissimo campionato, perché anche domenica l'abbiamo visto alla Spezia, io ho visto delle immagini televisive, su internet, eccetera, ha fatto rigore, ha fatto due belle parate anche nel secondo tempo, è stato molto pronto e molto bravo, quindi è già un po' difficile soffiargli il posto, però intanto hai giochi mercoledì a Ferrara, ore 14.30, turno di Coppa Italia, e lì credo che sia una occasione comunque di farci vedere delle cose se capace. Sì. Sto facendo il dodicesimo e indubbiamente Andrea sta facendo benissimo, e gran parte dei risultati è dato anche dai suoi interventi che sono stati decisivi. Prima ha ricordato la Spezia, ma bisogna ricordare anche a Cremona e a Trieste con della Triestina. Sì, mercoledì c'è la partita di Coppa Italia, io sto preparando bene, ma comunque mi preparo bene per ogni domenica, perché bisogna sempre, cerco anch'io, come ha detto Matteo, di mettere sempre in difficoltà il mister. Infatti ieri ci sono nati con grande intensità, nel bordo capo, con l'allenatore, insomma. Poi, sì, ma tra l'altro poi quando si vince, quando si sta bene, quando poi con Andrea e anche con... cioè, abbiamo un ottimo rapporto, quindi anche ogni allenamento diventa a suo modo un'occasione, comunque una maniera per mettermi in mostra e fare bene. Ok, senti, l'anno scorso eri a Sacile C2, quest'anno questo salto in C1, che cosa ti sembra? Questo, c'è una differenza di categoria, la stai avvertendo? Per certi aspetti sì, perché sotto più che altro cambia gli stadi, sono già diversi, perché vai a Cremona, vai alla Spezia, vedi stadi di società, di piazze importanti. E anche sotto l'aspetto del lavoro settimanale ci sono delle differenze. Sì, appunto, volevo anche arrivare a questo, con Davide, l'allenatore tuo, l'allenatore dei preparatori e portieri. Come ti stai trovando? C'è un lavoro diverso rispetto a quello che facevi l'anno scorso a Sacile? Diciamo che ogni allenatore e portieri ha il suo modo di interpretare, di allenare. Con Davide mi sono trovato bene da subito, dall'inizio, perché mi ha sempre messo a mio agio. Sapeva che io arrivavo comunque da una categoria inferiore, che magari certe cose non sapevo, non riuscivo a farle come le faceva già Andrea o Checo o Vianello. Però col tempo e con tanta pazienza mi ha fatto colmare il buco, il multiple lacune. E anche con il mister mi sono trovato veramente bene. Ok, tanto quindi speriamo che mercoledì andiate avanti in Coppa, così fai anche un po' di un'altra partita. Il campionato, non so, il dodicesimo portiere, sì, il secondo portiere deve sempre sperare che il primo cade un po' in disgrazia. Io non spero mai, però quando se dovesse capitare mi devo comunque far tornare pronto, ma non solo per me, anche per la squadra, perché devono sempre sapere che il sostituto possa dare la sicurezza necessaria. E comunque sì, spero di vincere mercoledì, ma anche perché è sempre bello vincere, non è bello perdere. Certo. Va bene, grazie. Grazie.